Sei arrivato, ciao intanto, benvenuto, grazie. Sei arrivato l'anno scorso in silenzio quasi, no? Hai aspettato un po' di mesi prima di poter giocare. Poi hai giocato e sei risultato decisivo. Non soltanto decisivo, ma poi sei andato agli europei, dove col Valbonola avete fatto un campionato straordinario, perché in fondo siete usciti poi col Portogallo e senza aver perso una partita, mi pare, no? Sì, infatti, avete vinto con l'Ucraina e poi pareggiato, eccetera. Quindi è una partenza questa completamente diversa da quella dell'anno scorso, quando ti dovevi far conoscere, dovevi far sapere chi eri. Oggi puoi aspirare a qualcosa in più. Anche il presidente ha detto a me che è piaciuto ciò alla fine, fino a quando più. Sono contento, ringrazio le parole venute dal presidente, dalla stampa. È vero, il primo obiettivo mio l'anno scorso è esordire, farci conoscerci. Siamo salvati, quello che conta di più. Adesso ripartiamo da zero. Chissà che nel calcio non si può mollare un secondo. Sicuramente sono contento di quello che è successo. Ho iniziato a giocare. Poi ho visto un sogno di giocare pure all'europeo. Il calcio è fantastico per quello, ti fa cambiare le cose. Se stanno andando male, si può cambiare velocemente. Però adesso si riparte da zero. Non si deve mollare niente, l'esperienza vissuta penso di usare in favore del Palermo. Ti aspettavi personalmente qualcosa in più dall'europeo? Perché in fondo hai giocato la prima partita, tra l'altro hai giocato in terra sulla fascia, qualcosa del genere. Sì, in amichevoli prima dell'europeo ho giocato sulle fasce, un lavoro sicuramente più difensivo, però molto idee, molto chiaro per me. C'è bisogno di questa elasticità nel calcio, qua si gioca a 3 a 4, l'importante è sapere giocare in tutti i ruoli dietro. È stata una sorpresa la Polonia? Eravamo consapevoli dei suoi mezzi, anche nelle eliminatorie, abbiamo fatto anche lì bene, sono uscito del gruppo con 7 punti, passato il turno con 7 punti, poi abbiamo perso nessuna partita, ma non direi una sorpresa, però negli ultimi 30 anni è il miglior risultato della Polonia. Di un lato può dire che sono tutti contenti di arrivare ai quarti di finale, però allo stesso tempo vedi poi il Portogallo è andato in finale e un po' si guarda lì, però siamo, in generale siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Marito, c'è qualche sensazione, qualche immagine, qualche emozione che hai vissuto che ti porterai nel Palermo? Cioè, l'esperienza degli europei è uno dei massimi risultati per un calciatore. Quanto ti sarà utile per la stagione che inizi? Sì, per gli europei in generale è un'esperienza incredibile, sono tante esperienze che tu ottieni. Il momento che posso staccare è cantare lì, entrare in campo, cantare lì con la nazionale, la cosa più bella. Ed è anche, diciamo, una consapevolezza, una autostima che tu prendi, cioè se sono stato agli europei sono un bravo giocatore, quindi posso fare la mia parte anche nel Palermo. Sì, sono esperienze, ho detto che solo lì giocando può ottenere. Questa occasione, però non ho mai avuto dubbio su mio lavoro. Io lavoro in silenzio sempre, cercherò di continuare così. L'anno scorso sei stato decisivo nella parte finale del campionato, quest'anno, come dire, rivendichi un posto da titolare? Da quando sono arrivato qua, come il primo obiettivo era esordire in Serie A, farci conoscere da tutti. E adesso iniziamo da zero, abbiamo salvato, vero, per merito di tutta la squadra, abbiamo fatto un finale veramente incredibile, però dobbiamo adesso pensare solamente iniziare bene e fare bene quest'anno. Quello che è passato rimane nella storia, però è passato. Carlo,
Hai detto abbiamo fatto qualcosa di incredibile, ma prima secondo te cosa non aveva funzionato? Difficile fare un bilancio così, sono tante cose, è difficile dire una. Però come ho detto è passato, più importante è che ci abbiamo salvato, siamo in Serie A, è quello che conta adesso, che partiamo da zero. Ciao, ben ritrovato. Senti, volevo chiederti, la serenità nell'ultima parte del campionato è sicuramente forse uno dei motivi per cui avete poi cominciato a giocare come sapevate, quindi una squadra che era tornata compatta, che giocava, lottava per il risultato e come ricordavi lo avete ottenuto alla grande, avesse giocato sempre così saremmo arrivati in un'altra parte della classifica. Come ti è sembrato, tornando adesso, ecco, questo impatto con i ragazzi che hai trovato, anche con qualcun altro, dico, hai trovato lo stesso ambiente, un ambiente carico, Ballardini molto determinato? Finale della stagione scorsa abbiamo, per fortuna, abbiamo ritrovato la compattezza, lo spirito giusto, quello ci ha aiutato per salvarci. Adesso ho parlato un po' con tutti, non ho avuto ancora l'occasione di conoscere bene quelli che sono arrivati, però speriamo anche aiutare i inserimenti di quelli che sono arrivati, quelli che arriveranno. Però un altro ambiente, ancora preparazione diverso, molto diverso da quello finale lì, però speriamo prepararci bene e fare una grande stagione. Grazie. Due domande. La prima è c'è un altro giocatore insieme a te che è quello del Palermo, che era un perimetro, è arrivato con te qui, come l'hai visto, già concentrato su quello che sarà il prossimo anno, ma è anche confuso per quello che sarà il futuro. La seconda domanda riguarda il Modena, perché tu hai un grande attore con Modena, c'è un giocatore giovane del Palermo che deve fare una stagione lì che è tardi, puoi consigliare, puoi valutare questa destinazione per un giovane del Palermo? Domanda, sono arrivato insieme a Oscar, siamo ritrovato nell'aeroporto e ho aspettato un po' lui, poi abbiamo andato insieme a fare le visite mediche. Il suo obiettivo di giocatore è prepararci bene, non so come sia la sua situazione, però credo che come tutti che hanno montato qua, pensano qua. Non cambia qualcosa, lui sicuramente pensa a prepararci bene. Su qualche consiglio di quando è andato a Modena, lì è una piazza dove particolarmente ho vissuto belli momenti, è una piazza calda, c'è una città meravigliosa, penso che è l'ambiente giusto per un giovane, vi auguro tutto di buono. Altre domande? Morrito, Geraci? Hai detto che nelle amichevi con la Polonia hai giocato anche da esterno. Sì. È una cosa che potresti anche fare a Palermo, secondo te? Io mi trovo meglio come centrale. Ho giocato più volte in vita come centrale, mi trovo meglio, però sono sempre a disposizione, se visto dove mi vedi, cerco di fare meglio. Grazie, papà, allora facciamo per bene. Mariano, sei qua?
femmine cacce su, 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 quattro femmine cacce su, cinque e quattro maritate, non vedo si dare stata settate, cinque e quattro picciottelle, parano proprio cassatelle. Ballati buoni non mi canto non mi sono, a ballata 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 più mi schiette mani dati, se sono ballati buoni non mi canto non mi sono, sciugute sciugute sciù, quando femmini che ci su, sciugute 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 blu, quando femmini che ci su, ce ne quattro mancatetti, ne facciamo le pipette, ce ne quattro scavazzate, ne facciamo le patate, hai accasato non canale rumi, ti ricordo le voci suonare, per i capiti lui è cresciuto, quando dici devi dire ballare, fatto lo come deve suonare, quindi fa su una cuola ballare, tutti li frutti li metta lagnoni, tutti li poi devono aumentare.